Che cosa ci dice il grafico di Bitcoin sul mensile? Continuerà questo pump? Bitcoin andrà a mezzo milione di dollari o ci sarà un pullback, cioè una correzione del 30 o 70%, come ti dicevo nel video scorso? Gente darebbe il proprio braccio destro, venderebbe qualsiasi cosa, venderebbe i nonni, le mogli per sapere che cosa succederà nel futuro, ma noi qui in AC69 Crypto Trading sul canale guardiamo i grafici, togliamo le emozioni. So che è eccitante, tutti sono eccitati, tutti sono entusiasti, tutti pensano a comprare. Invece noi che facciamo? Studiamo il passato e in base, senza emozioni. Ci abbiamo messo anni per raggiungere questo livello. Anche te, se mi segui da anni, ormai ragionerai fuori dal coro, fuori dal gregge, dalla massa. Ragioniamo sui grafici, vediamo quello che ci dicono i grafici e andiamo a studiare il passato per cercare di predire il futuro. Sappi che è questione di probabilità, nessuno ha la palla di vetro. Quindi, se e quando questi video sono di tuo gradimento, iscriviti, pollice all'insù e aiutami a raggiungere l'obiettivo dei 30.000 iscritti. Poi ti racconto la storia di questo canale, più avanti nel video. Allora, stiamo sul grafico mensile di Bitcoin. Sì, hai capito bene, questa ognuna è una candela mensile del grafico. Togliamoci i volumi, togliamoci la banda di Bollinger, togliamoci i volumi che per adesso non ci interessano e ragioniamo solo col grafico pulito. Ti ho cerchiato con Giotto, vedi che cerchi precisissimi, le candele mensili di Bitcoin. Andiamo a guardare il passato perché adesso mancano 25 giorni, 24 giorni alla chiusura di questo mese di marzo 2024. Abbiamo esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele verdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non è mai successo nella storia di Bitcoin 7 candele verdi. In genere andiamo nel passato, guardiamo a sinistra per cercare di capire e valutare le probabilità, le possibilità del grafico di capire quello che succederà nel futuro. Tanti diranno, la massa e il gregge dirà, ma questa volta è diverso. Quante volte abbiamo sentito dire questa volta è diverso, questa volta c'è l'ETF spot, i Bitcoin non riescono a produrre a minare quanti Bitcoin servono al mercato da smaltire. Questa volta è diverso. Andiamo a vedere se anche questa volta sarà diverso. Seguimi, ragioniamo insieme, pollice all'insù, iscriviti e condividi almeno con un tuo amico cripto. Fallo iscrivere a questo canale per far raggiungere, educare e informare più persone possibili. La volta successiva, la volta scorsa, parliamo del 2020 e 2021, avevamo avuto una, due, tre, quattro, cinque, sei candele verdi. E la settima candela è stata di correzione. Quello che ti dicevo nel video precedente, se ti ricordi, Bitcoin Elliott Wave e anche l'altro che sto pubblicando, serve affinché questa bull run sia duratura e non sia un fuoco di paglia, quindi che duri parecchi mesi e arrivi almeno fino al 2025. Serve una correzione. Una correzione che vediamo dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi piace contarle, sì, lo hai capito, contiamole insieme. Dopo 6 candele verdi, la settima candela era partita come verde. Vedi, questa è una candela di cambio trend per chi ha fatto i corsi di trading che trovi in descrizione, questi col gabbiano, corso di trading semplice 1 con indicatori, corso di trading semplice 2, soprattutto il 2. Questa candela è una candela di cambio trend, come vedi era partita verde, vedi era andata su, dov'è Giotto il nostro pennellozzo, era andata in alto, era partita come verde, ma poi ha cambiato trend. Vedi il corpo della candela dov'è? E infatti c'è stata una correzione di addirittura, guarda, tra il 50 e il 55%, se andiamo a prendere proprio, se vogliamo essere geometri, architetti, come vedi, io non sono molto architetto, guarda che cerchio che ho fatto, però mi piace proprio, se ci fai caso, questo sgorbio, però c'è stata una correzione dopo 6 candele verdi mensili di Bitcoin, c'è stata una correzione intorno al 54-55%. Sarà così anche questa volta? Vediamo dove arriva innanzitutto, ma sarà così anche questa volta? Se sarà così anche questa volta, andiamo 50% intorno ai 35-32 mila dollari. Ok, sarà così anche questa volta? Andiamo a vedere il passato. Quando è che abbiamo avuto altre 6 candele verdi di fila? Era successo qua?
Era accaduto nel 2017, ma come vedi però erano una, due, tre, quattro, cinque, la sesta candela era rossa, quindi dobbiamo pregare che questa sesta candela sia rossa. E quanto era stata la correzione qua nel 2017, addirittura a settembre 2017? Era stata, io mi ricordo che ero in Sardegna al mare, era 40%, 39,56%. Questa è la correzione salutare che vogliamo. Ero al mare qua e avevo letto un articolo sul Sole 24 Ore, un articolo sciocco in genere, perché i giornalisti dicono tutto, massimo rispetto per la professione del giornalista fatta bene, ma purtroppo l'80% dicono cazzate, dicono schifezze, dicono Bitcoin è finito. E infatti era 2.900 dollari e lì avevo iniziato a comprare qualcosa, proprio perché, forse come carattere eversivo, sempre fuori dal gregge, fuori dalla massa, mai dare retta alla massa, altrimenti ti troverai come la massa, come il 95% dei trader che falliscono, che vengono liquidati. Questo ti insegniamo nei gruppi riservati. Nei gruppi riservati AC69 Crypto Trading. Quando vuoi entrare nei gruppi, quando vuoi imparare a fare trading, come fanno i veri professionisti, perché non è che il trading si fa con l'RSI, la Stock RSI. Sicuramente sì, anche. Ma abbiamo sviluppato degli indicatori che ti danno il buy e ti danno il sell. E come vedi, con leva, quando ti arriva l'alert di buy fino al target, con leva 10 qui facevi un 50% in 1 ora e 15 minuti, in 1 ora e un quarto ti portavi a casa il 50%. Qui addirittura alert sell fino al prossimo buy con leva 10 è un 60%, con leva 100 stai al 600%. In quanto tempo? In 20 ore, senza stress, time frame 15 minuti. Qui stiamo su Neutron addirittura. Così si fa trading, abbiamo sviluppato degli indicatori riservati durante gli anni. C'è molta testa dietro, c'è intelligenza artificiale, ma c'è molta, molta capoccia, molta logica, esperienza durante gli anni. Quando vuoi entrare nei gruppi riservati, scrivimi un'email alla mia privata, videoripetizioni, chiocciola@gmail.com. Ma andiamo avanti con questa analisi delle sei candele. 1, 2, 3, 4, 5, come vedi, correzione del 40%. Qui tutti dicevano Bitcoin è finito, Bitcoin è fallito. Io ti dico che se adesso abbiamo una correzione del 40% sarebbe molto salutare per la bull run, che poi, come vedi, è durata altri 122 giorni. Okay? Ed ha fatto un mega picco del, addirittura neanche riusciamo a misurarlo, ma dalla correzione era andata fino a più del 500%. Ci sono stati altri momenti con sei candele verdi consecutive. Dobbiamo andare indietro. Ecco, qui ho provato a cerchiartele, contiamole insieme, aggiustiamo un po' il grafico. C'erano state una, due, tre, quattro, cinque, sei candele e poi correzione. Di quanto la correzione dopo sei candele verdi mensili, ti ricordo, misuriamola. Cerchiamo di essere gli architetti coi controcoglioni, degli architetti precisi, era stata di circa il 66%. Forse se contiamo anche questa candela verde era arrivata al 70%. Per questo ti dicevo all'inizio video, anche nei video scorsi, che la correzione deve essere tra il 40 e il 70%. Se contiamo, misuriamo il gambo di questa candela verde, è arrivata a circa il 70-74% per poi esplodere. Questo è quello di cui c'è bisogno, ovvero di una correzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele verdi, 2 rosse e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 candele verdi e poi candelora rossa e cambio trend. E andremo a vedere nei prossimi video quando è che dovremmo uscire da Bitcoin. Sicuramente non abbiamo la palla di vetro, ma analizzando il passato, come vedi, è un evento molto raro. Questo è quello che ci dicono le probabilità. Questo è quello che ci dice il grafico, ok? Che la probabilità di avere sette candele verdi consecutive è veramente, veramente bassa. Non è nulla perché l'evento raro accade, ma come vedi, dopo 6 in genere c'è una candela rossa, c'è una correzione. Sarà così anche questa volta? Lo vediamo nel prossimo video. Sarà diverso questa volta? Lo vediamo nei prossimi video. Dovremmo rompere questa divergenza bearish. Qui stiamo sul mensile, considera. Quindi dovremmo sfondare questa divergenza bearish. E lo vediamo nei prossimi video, quindi se ti va iscriviti, condividi questo video, pollice all'insù, ti racconto la storia di questo canale, spero ti faccia piacere.